quello dei DAX erano veramente tempi, diciamo, di inizio di tutto, partiti suonando a scuola, pensa. E poi abbiamo deciso di registrare il primo EP e nel 2006 è iniziato tutto, tutta la prima registrazione con Andrea Fusini. Abbiamo registrato il primo EP e da lì abbiamo poi firmato la nostra prima etichetta discografica. Prima provavamo, facevamo un po' di cover, come iniziano tutte le band. Poi da quando abbiamo registrato il primo EP sono cambiate un po' le cose, sono diventate un po' più ufficiali, diciamo. A livello strumentale, sì, il cambiamento c'è stato perché conta che da 5 anni facciamo pop punk. Quindi diciamo un po' siamo cresciuti noi, un po' magari ci siamo anche un po' stufati di fare sempre lo stesso genere. Abbiamo inserito strumentalmente delle parti più difficili, di chitarra, un po' più meno pop. E a livello vocale io ho cercato di sperimentare un po' cosa riuscivo a fare, quindi non solo più voce pulita, ma anche parti rappate, parti un po' cattive, un po' più scream. Abbiamo deciso questo disco, abbiamo deciso di sperimentare e quindi è uscito un po' quello che ci sentivamo. Diciamo che la decisione è arrivata dopo che la major ci stava, tra virgolette, artisticamente opprimendo. Quindi ci hanno detto, ok, va bene, avete fatto, adesso state per fare un disco, dovete fare un tot di canzoni che durino 3 minuti e 10, dove il ritornello inizia a 40 secondi, dove deve essere melodico qua, deve esserci questo, e mi hanno detto, guarda, noi vogliamo fare prima di tutto un disco in inglese per girare molto all'estero. Disco artisticamente dove noi dobbiamo essere padroni di tutto, qualsiasi cosa, e abbiamo deciso, guarda, piuttosto che fare come volete voi, facciamo il disco come ci piace a noi, ciao. Diciamo che primo lì comprano ancora i dischi, non chiedermi perché, però questo aiuta molto le band emergenti. Secondo, vanno ai concerti, due cose fondamentali. Mi piace proprio la musica live, una cosa ascoltare il disco, una cosa guardare una band live, sono due cose molto diverse e loro fanno entrambe le cose, quindi è il sogno di un artista, capito? Il posto ideale. Una cosa che ci ha aiutato molto è, volevo ringraziare la Redton, che è la nostra etichetta discografica, che ha sempre creduto nel progetto, perché diciamo che grazie a loro che poi è nato tutto. Il nostro primo EP all'inizio non lo voleva nessuno qua in Italia, no? Quando hanno saputo che l'etichetta discografica italiana, hanno saputo che usciva lì ed è andato bene lì, anche qua subito si sono interessati. Quindi diciamo che è un rapporto un po' reciproco. Noi cerchiamo sempre di mandare il nostro disco per primi, infatti loro lo fanno uscire per primi, vogliono sempre una canzone in più rispetto al disco che esce in Europa, e loro in cambio ci hanno fatto andare in tour anche quest'anno, fighissimo, bellissimo. Migliori, cosa intendi? Allora, sicuramente la data a Tokyo è stata fantastica, c'era tantissima gente, anche Osaka, anche Nagoya è stato bello, però a Tokyo è stata una data fantastica. Però sono dei bravi ragazzi, sono veramente alla mano, non se la tirano, sai, no? Poi siamo usciti una sera, ragazzi fantastici, poi suonano bene live, quindi ci siamo divertiti un sacco insieme, sai, poi storie in albergo, casini. Marco ha preso un estintore e ha distrutto una cavra d'albergo, ci siamo dovuti scappare da lì, quindi cioè, queste cose sono all'ordine del giorno. Ok, non so dirtelo, però spero la nostra, però non sono sicuro. Ok. Finitissimo. Vi piacciono però. Diciamo che per la musica che fanno è difficile riprodurre live a livello tecnico perfettamente, loro sono molto pop, mettono tante voci nel disco, però hanno un bel impatto. Cioè, sempre molto energetici, belli. Poesia.
ma sicuramente la cosa più strana che abbiamo tornato è tipo in Russia, mi racconto tutta la mia Russia, ok, backstage, entra una coppia, un ragazzo preso benissimo, con una tipa, anche carina. Ragazzi, vi piacete, ascoltiamo la musica, guarda questa è la mia ragazza, fatemi un autografo, glielo facciamo a lui tipo sulla maglia, e poi fa, fatelo anche a lei, e lui si gira verso la tipa e gli fa vedere le tette, cioè dice proprio tipo alla ragazza, e lei tipo ci mostra il seno, ed eravamo lì vinti perché il ragazzo ci diceva, fotografa le tette alla mia ragazza, cioè era una cosa senza senso, ed eravamo lì, va bene, eravamo con lui due. Quella è una delle cose più particolari. Non bene, nel senso che non sono andato al concerto e non... Il disco sì, l'ho ascoltato, però sicuramente non mi ha colpito come... Non è sulla strada di Bilbao, diciamo, del penultimo, che quello mi era piaciuto perché era sperimentale, cioè aveva raggiunto un livello di... sperimentazione, non era più Take Off Your Pants and Jacket, però era qualcosa di bello diverso, e adesso invece non li ascolto più tanto, non li seguo più tanto purtroppo, perché naturalmente abbiamo iniziato a suonare con loro, cioè le cover dei Pink erano all'ordine del giorno quando avevamo dance. Magari non le grandi band, ma quelle comunque underground vedono la musica, vivono la musica nei loro paesi, quindi è sempre bello suonare con altre band. Impari sempre. Per convincere non so, però direi guarda, prima di tutto ascolta, che il problema secondo me dell'Italia è che c'è tanto pregiudizio a livello musicale, nel senso, allora prima quando abbiamo fatto i primi dischi eravamo troppo piccoli oppure facevamo troppo pop punk, quindi non andava, allora diciamo ah, me lo difollo, no, non li ascolto, poi quando abbiamo fatto il disco in italiano, ecco adesso non fanno il disco in italiano quindi non li ascolto, ora che abbiamo fatto un disco più rock, più metal, no, adesso non ho cambiato quindi non li ascolto. Secondo me non funziona così, prima devi ascoltare e poi dai un giudizio, è assolutamente legittimo qualsiasi cosa, quindi ascoltate sempre la musica prima di giudicare. Tutto è stato tasto dolente, comunque nì, nel senso che la situazione è reale ma non era una festa, diciamo, capito? Quindi diciamo c'è un po' di favola, ma la situazione era sì, era molto simile. Da giudizi e da quello che pensa la gente. Secondo me quando ho scritto quella parte lì era proprio un inno a essere se stessi, indipendentemente da quello che dice la gente. Sì. Delle uova? Sono buone, strapazzate, ok, le prendo. Ok, basta, è finita? Sì, sì, grande. Mi tirate delle uova? No, sì. Grazie. Grazie.